Da Roberto e Golf Television, ciao a tutti. Cos'è successo? Abbiamo giocato la palla in una zona dove non sapevamo se era facile trovarla, l'abbiamo cercata e sono passati 3 minuti. Qualcuno del nostro team ha avuto l'accortezza e l'intelligenza di prendere il tempo e trascorsi 3 minuti la palla è considerata persa. Questa è una delle nuove regole che hanno modificato le vecchie e quindi dal 2019 il tempo consentito per cercare la palla è sceso da 5 minuti a 3 minuti. Nel caso specifico io ho cercato la palla più di 3 minuti. I miei compagni mi hanno detto: Roberto, guarda che la tua palla è considerata persa perché sono passati 3 minuti. E io, in modo corretto, non corretto, caffone, non caffone, non ha importanza, sono andato avanti a cercare la palla e ho, tra virgolette, mandato quel tal paese i miei compagni di gara. Cosa succede? Succede che se non la trovo e ho perso del tempo, posso incorrere in penalità per un ingiustificato ritardo del gioco. E questa regola mi dà 2 colpi di penalità. Ma se invece trovassi la mia palla trascorsi 3 minuti e la giocassi in barba a quanto mi hanno detto i miei colleghi, quindi sapevo che i 3 minuti erano finiti, trovassi la mia palla e la giocassi, ho giocato una palla sbagliata. Quindi ho 2 colpi di penalità per aver giocato la palla sbagliata, più 1 colpo di penalità per aver perso la palla. Quindi è sempre bene essere corretti nell'utilizzo delle regole. Trascorsi 3 minuti, ci si ferma e non si prosegue più di tanto. Questa è una delle tante richieste che ci avete fatto per chiarire questa situazione. Da Roberto e Golf Television, alla prossima. Ciao a tutti!